Ciao persone meravigliose di questo canale, io ero già a letto e mi sono rialzata per fare questo video perché, se no non lo faccio più, perché nel senso, se no poi faccio le cose senza fare video, quindi mi sono rialzata, c'è pure detto lei ancora che mi sta aspettando, e lo farò questo video, quindi... Ragazzi, mettete mi piace perché farmi alzare è difficile, cioè che a me piace dormire. Bene, questo video sarebbe una continuazione del video prima di questo, sì, prima di questo, perché sarà il prossimo video. Spero che vi piaccia perché dopo di questo qua sarà un video su un make-up per festival e io voglio fare un po' di questi video di make-up per usare in un festival, sai che è quando noi possiamo usare un po' di più. E quindi questo sarà il primo, che è un make-up che magari uno dice che è difficile da usare, cioè non può usare nei giorni normali, ma è un trucco molto facile da fare. Quindi aspettate il prossimo video, ragazzi, nel senso, iscrivetevi al canale così non perdete questo prossimo video. E il video di oggi è con la continuazione. Adesso farò vedere le due necessaire e toglierò le cose, vedrò se c'è qualcosa che non devo portare nel viaggio, perché come vi ho detto già nel video precedente, prima ero in Sardegna, ho dovuto portare tante cose perché siamo andati in un appartamento, non in un albergo, perché per stare vicino a un'amica, nel senso, non abbiamo potuto andare in un albergo che accettava cani, è stata una cosa un po' più veloce, quindi siamo andati in un appartamento e abbiamo dovuto portare un po' più di cose. E quindi qua io vi farò vedere le cose che ho portato e toglierò un po' di cose che non avevo bisogno dalla mia suocera. Quindi, prima cosa che c'è qua che io lo riporterò sicuramente sarà le salviette struccanti. Io di solito prendo quella che c'è perché io li uso solo in viaggio, così, perché nel senso è più facile che portare un sacco di cose per il viso, portare solo le salviette, e quindi ho portato questa qua perché se no non dovrei portare glitter in olio, sapone in olio, e sempre su molte cose che di solito li porto tanti e prendono troppo spazio. Poi l'altra cosa che ho dovuto comprare là è stato questo detersivo intimo, c'era mo che per pelle delicata, io mi ero dimenticata il mio e ho provato questo. È un po' strano perché sembra più una crema, non è un sapone, è una crema e è per pelli sensibili, mucose sensibili, intolleranti, allergiche. Io sono allergica e quindi non mi ha fatto allergia, però l'ho usato poco là perché l'ho comprato negli ultimi giorni e stavo lavando solo con acqua e con la paura che è del sapone perché sennò diventava un incubo. E quindi senza tensioattivi aggressivi, senza profumo. Almeno nel giorno che io li ho usati non mi ha fatto niente di male, quindi lo riporterò perché tanto è già qua. Poi un'altra cosa, vi ricordate del sapone che era dentro del sacchetto? Lui era qua dentro, che è pure dell'Avon, che è Control, perché questo è in portoghese, quindi l'ho comprato là, Control del lucido e dei pori, carbon sarebbe, con carbon purificante, no? Per il corpo con acido salicilico, e per viso e corpo. E io l'ho portato per il corpo, per i brufoli nella schiena, quelle cosine che adesso io ce l'ho un'infettazione da un anno praticamente, da quando sono andata in Brasile. Mi era passato e ce l'ho dei picchi, sai, problemi ormonali. E quindi questa la scatola la tolgo perché non porterò il sapone già dentro di quello, non lo tocco più. Poi questo qua che mi hanno regalato in quello lavoro lì che ho fatto alla Filorga e che per la notte e mi è piaciuto quando c'è il video scrapolando. In realtà sto passando ultimamente di più giustamente perché mio marito lo sta usando. E vuoi fare anche un short di lui perché è molto bello. E creme notturno nel senso per le rughe diciamo, no? Time Filer Night, penso che si dice così in inglese, fa cagare però vabbè, scusa. Che ho creme per rughe notturno e quindi lo porterò perché è molto nutritivo. L'ho aperto là in realtà, come potete vedere già di qua, è molto nutritivo. Sì,
sembra di no, ma è molto nutritivo, è veramente notturno. Nel giorno, secondo me, sarebbe, solo se avete la pelle molto 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 seca, sarebbe possibile utilizzarlo. Questo, no? Poi un'altra cosa che porto è la pedra Umme in spray, che è l'allume di potassio, che noi in Brasile utilizziamo, e anche le manicure in Brasile utilizzano per fermare il sangue. Appena lo spruzzi, se c'è un taglio, una cosa, io mi piace portare in viaggio, se c'è un incidente, una cosa, mi taglio, se taglio qualcuno, lo spruzzo, il sangue si ferma subito, quindi è più... doveva essere insieme alla medicina, ma lo lascio qua. Poi un'altra cosina che l'ho portato, pure già aperto, lo porto sempre per le emergenze, è le salviette intime. C'è stata una volta che siamo andati in un albergo che non c'era bidet, non c'era doccia, non c'era niente. È stato diventato un incubo, e quindi questo qua mi ha salvato, salvato mio marito, e quindi lo porto sempre. A volte io non lo utilizzo tanto, giustamente per il fatto dell'allergia, però preferisco, nel senso, quando sono in giro e non c'è acqua, pulirmi, nel senso, con questa qua, delicatamente. E pulisco. Poi c'è questo qua che non dovrebbe essere qui perché l'ho già pure preso, che un momento l'ho preso là, e quindi l'ho buttato qua nella disperazione del mal di testa. Poi, come sempre, ovunque, a mocchina in gel ce l'ho ovunque, e mi passo pure adesso qua nelle mani perché avevo toccato una cosa. Ce l'ho un po' ovunque per igienizzare le mani, per truccarmi il bingeniso. Forse devo pure vedere se ci sarà una qua, però forse l'ho tolta. Qui dentro, sì, c'è anche una qua. Poi, una cosa che la sto provando, ma mi sta piacendo. Devo fare solo la prova per vedere se protegge veramente contro... Che protegge i capelli contro il caldo, nel senso il caldo delle piastre. Devo fare questo test ancora. E questo qua, la Cosme Premium Crystal Liquid Argan. Mi è piaciuto anche tanto l'odore di questo. Adesso con il coso di profumato non riesco più a sapere. Però forse mi è piaciuto più dell'altro. E io lo utilizzo prima delle creme, così, per le punte, nel senso. Mi piace. Poi il profumo che sto portando è questo qua, Chuen Chu, questo Vip Rosé. Mi piace tanto questo odore, nel senso, mi ricorda ferie, feste, queste cose, è un odore che mi ricorda questo. Qua è molto difficile da trovare, in Brasile si trova più facilmente, anche quello grosso. Sempre quello della boccettina, però grandi. Poi un'altra cosa che ho portato, che qua dentro, questa qua, che non è per pettinare i capelli, è solo quando voglio fare i capelli, sai, una codina più attaccata, la utilizzo. Metto qui. Poi una cosa che mi sta piacendo tantissimo è che la riporterò qua, ho uscito niente, solo su cose che, nel senso, dovrei buttare. È questa schiuma per capelli, è della Pantene. Risci perfetti, questa qua livello di tenuta 5, le altre è l'unica fino adesso che ho trovato che veramente funziona sui miei capelli, lascia anche belli, idratati, non c'è quella cosa che sembra che i capelli sono duri, secchi. E questa viene con olio di coco, che olio di coco sui miei capelli si trova benissimo. Poi per il giorno l'ho portato questo qua, non ho utilizzato perché praticamente nel giorno andavo solo al mare, non uscivamo da nessuna parte così. Quindi ho usato l'altro solo. Poi questo lo tolgo qua di dentro, che è un lassativo, che io non sono andata in bagno là, l'ho comprato, però non l'ho usato perché ho visto che c'era questa, nel senso, sono andata in farmacia, ho chiesto una cosa che volevo tassare in bagno, mi hanno dato questo qua. Però c'è una cosina qua che non mi hanno detto. C'è questo, la cena, con cena e tamarindo. Questa qua è questo qua, è quest'attivo qua. Cena, non lo so se a tutti, ma a me mi viene un dolore, una colica terribile. Io ho guardato, nel momento che ho comprato, ho preso così, sono fidata.
Quando ho visto, ho detto, io non uso questo. Lei ha detto, due gocce prima di dormire. Ho passato tutta la notte sveglio con mal di pancia. No, disse, amore, meglio tenere la pancia da incinta piena che stare male. Quindi non ho utilizzato. Poi, dentifricio, che non doveva essere qui, però è. Lascialo qua perché l'altra è già nella valigia, l'altra. Poi questa cera qua per idratare unghie. Adoro questa cera per idratare unghie, metto qua, poi c'è questo qua che lo devo buttare, che non c'entra, che così ce l'ho piccolini che non l'ho usato, però magari potrei usare due demachillanti e di questi qua della Dior che mi hanno regalato, un qualche cosa che ho comprato che non mi ricordo. Poi ho dei profumini piccoli, quello che mi piaceva di più e mio marito l'ha buttato là perché lui aveva trovato tipo in questa quantità qua che si poteva usare ancora una volta e lui pensava che era da buttare, l'ha buttato. Qua io ce l'ho questo Cartier Declaration. Io non mi importo se maschile o femminile, se mi piacciono io uso e basta, non ce l'ho questo. Poi c'è questo qua Forever di Laura Baciotti. Tutti, l'ho già usato tutti. Poi c'è questo qua My Way di Giorgio Armani. Poi c'è questo Pure XS, non so, penso che si chiama così, di Paco Rabanne. Questo mi piace. Mi è piaciuta la prima volta, però mi metto pure adesso. Non ho profumo, solo crema corporale. Che buono. Io lo sento. C'è un po' di miele qua. C'è un po' che non lo uso. Aspetta, che l'ho appena spruzzato, messo in video, mi è entrato dentro. Ma è, secondo me, nel senso, è un po' forte, magari, non lo so. Nel giorno là che l'avevo provato mi sembrava forse, adesso è un pochino, magari sì. Non è un profumo per il giorno, secondo me, però dipende se sei una persona che è molto espansiva, può anche usare di giorno. Poi c'è questo Lady Million Fabulous, che ho anche usato un pochino, perché dipende del mio, come si dice, mia personalità nel giorno. È il profumo che voglio usare. E poi c'è questo qua, L'Interdite di Givenchy, che mi è piaciuto tantissimo. E io una volta l'avevo utilizzato, non mi era piaciuto tanto, ma questa volta era un giorno freschino. Perché sai, quella settimana lì che c'è, ho avuto tutto quel freddo. E mi è piaciuto. Quindi chi sarà che non lo compri in futuro, un pettine per tagliare bene qua la riga, come qua non è stato fatto, e per aiutare nel senso insieme a questo. Poi ho portato questo qua che non l'ho utilizzato e questo qua che ho utilizzato che è i filetti dentali. Di questa borsa è solo questo, io lo rimetterò tutto e toglierò solo questo qua di questa borsina. E quindi fermo un attimino e poi vengo con la borsa del trucco. Ok, ce l'ho già la borsa del trucco, ma che voglio far vedere anche questi qua, Gillette. Io, mio marito ha preso queste qua, maschile, che per me questa cosa di maschile e femminile è tutto marketing. Per, sai, delle rifiniture, così, se ne ho bisogno di utilizzare. Perché come sapete io uso la macchinetta Alize. Però io sono pigra e non uso né giusto. Sono mesi che io uso tutto giusto e ci sono altri che no. E quindi ci sono alcuni pelini lì che sono rinati, che sono scappati così. E quindi lo uso questo. La metto lì. E anche questo fuori dalla valigia. Cara, sempre ingombrante in queste cose. Poi qua dei trucco. Madonna, che casino che c'è. Prima di tutto vengo per questo lato. Idratanti.
piace tanto questo per usare prima dei trucchi, ragazzi. Questo della Clinique Oil Free No Grass Gel Idratante. Funziona tanto su solo un pizzico e lo metti in tutto il viso. Nel senso, almeno per me mi funziona. Non è un idratante molto forte. Poi c'è questa qua che è pulitina per togliere il trucco. Magari vuole. Ops! E la puoi anche lavare, seccare. Poi la mia suocera lo posso fare tipo tolgo il trucco. Nel giorno che lo faccio, la lavo e nell'altro giorno è già asciutta. Ho visto gente che la lascia una settimana così se la lava, che schifo. Poi ho preso questo qua, ho preso non c'ho questo qua della It's Cosmetics, sta per finire, poverino. E lo sto portando per finirlo. E quindi spero di riuscire perché poi non è più il mio colore adesso. Poi la mia chip preferita è questa qua della Shiseido. Questa qua è la Radiant. Mi piace tantissimo lei. Nel senso, io userei solo lei, a volte per lavoro io sto provando a usare altre per trattenerla, nel senso per fare con che il trucco duri di più, perché lei, sono alcune parti del mio video tipo naso che nel senso non dura quando la pelle è molto grassa, neanche con lei, se faccio un trucco veloce così, quindi sto provando altre per questo motivo. Poi c'è anche il mio. Ho soffiato perché è mio, non è di lavoro. Nel senso, questo è il mio personale. Bahama Mama. Perché da ragazzo se lavorate struccate ci sono soffiate le cose. Bronzer. E questo è il mio bronzer preferito sulla mia pelle. Fino adesso, nel senso, in questo momento. Poi ho portato questo qua. Che lo riporto. Però. Mi sa che è già finito, nel senso, c'è un niente forse qua dentro, E la cosa che mi piace fare è dopo di finire lavare e generare bene questa cosina qua, staccare e utilizzare il pennello di lui che è ottimo, anche per lavare, se potete, anche per, nel senso, se lavorate come truccatrice potete riutilizzare quei pennelli lì se generate bene. Poi ho portato questo qua di Shea Glam, che è quello Risk Business, che è fino adesso quello che mi è piaciuto di più sulla mia pelle, la mia carnagione. Poi ho portato questo qua che una volta ho utilizzato e non ha funzionato, si è spezzettato nel cibo. È stato un casino perché lui non funziona tanto con il gloss sopra e non funziona se tu metti più di un estratto, è solo un estratto e basta. Il colore mi piace tantissimo, questo colore è un rosa cicla molto molto bello e non me lo metto che vado a dormire. Non posso vedere un rossetto che me lo voglio mettere. Poi ho portato questo, lo posso pure mettere, e ho portato questo qua che è questo glitter questo gloss della Kiko. Questo è 44. Ha un colore stupendo, principalmente sono la pelle abbronzata. A me piacciono questi colori un po' dark, Magari non ti sono da dire che sei un morto. Però quando io mi abbronzo, anche mia bocca si abbronza. E diventa bellissimo. Se io c'era un trucco, era ancora meglio. Come non sono truccata? Sembra un po' che sono morta, però mi piace e lui è bellissimo in persone di carnagione scura, donne nere così, nel senso è molto bello e nel senso lui è un marrone, ma non so se vedete di lì che c'è un po' anche di rosso, un po' così, nel senso dipende da come ti giri. Io adoro i gloss, in realtà io uso rosetti, però preferisco i gloss. Uso perché ce l'ho tante. Poi un altro rossetto che ce l'ho è questo Maybelline Super Stay May Tinky. Questo è 25 Hermione. Lascio vedere qual è il colore. Vicino pure a quello rosa. Questo è già più per l'arancione personalmente. È un rosso più arancione. Che è un colore. E gli arancioni mi piacciono anche, stanno bene su di me. Dipende di che colore ha. Adesso è una abbronzata, secondo me sta benissimo.
E poi questo con questo qua, con questi due, uno coprendo l'altro rimane bellissimo. I rossetti mi piacciono tanto mescolare. Poi ho portato questo qua, che si è pure staccato, poverino. Questo è colore 6, però è un po' vecchietto, quindi non lo so se, nel senso, il colore è lo stesso. Sai che loro cambiano un po' la forma, a volte cambiano un po' la tonalità. Però mi piace tanto di metterlo. Nel senso, quando voglio uscire veloce, metto solo lui, mi sfumo così con il dito intorno e voilà, sei pronta. Il colore praticamente è questo, eh? È tipo quasi un marrone così. Poi una cosa che volevo portare, che mi ha portato questo, perché per diluire questo tipo di cosa qua, questo è ottimo. Ottimo, che è l'Inglot Duraline, lo porterò. Poi un'altra cosa, non farlo cadere che è di vetro, l'ho portato questo qua, Benefit Boying, e lui, questo è il colore 6, adesso sono un po' abbronzata, ma mi funziona ancora. Mi funziona ancora. Ho portato anche i grandi di questo qua, dei Rio Magnet, ce l'ho il piccolino, ho portato anche i grandi. Il grande ce n'è un po' di più, però, sempre. Nel senso, mi piacciono di più le mascara quando sono più già usati. Poi ho portato tutti e due della KDV. Mi hanno detto che stanno per chiudere. Io non ho capito se è vero. Se è vero, mi dispiace perché mi piacciono questi prodotti qua. Questo c'è Ink Liner, c'è Tattoo Pencil Liner, che è sempre di loro. E mi piacciono tantissimo. Magari vado di là e mi compro un po' di questi qua perché ho veramente paura. E questa volta sono andata da Sephora, non ho visto se c'era ancora la cosina di loro perché sul sito non c'è più quasi niente. Spero che non chiudano. Perché se non mi sbaglio, loro sono state comprate dalla L'Oreal. Non c'è scritto niente, c'è scritto solo San Francesco, distribuzione, made in Corea, fabbricato in Corea, qualcosa di London qua, però non dice che è della L'Oreal, l'avevano comprato loro, mi avevano detto quello, però non lo so, io lo so che forse lo chiudo, e quindi mi dispiace tantissimo, perché mi piacciono i prodotti, alcuni prodotti loro, anche se prima quando era Kat Von D, avevano qualità migliore. Poi sto portando questa matita qua, Wilcon 104 Natural. Io da un po' che non compro niente da Wilcon, però questo qua è un colore di matita che mi piace. La utilizzo anche sotto per fare tipo una base della bocca, perché mia bocca è un po' indefinita, un po' storta. Poi la bo mia bocca comincia e in una parte è ancora scolorita l'inizio delle righe della bocca, un po' strano. Poi andrò più veloce. Idratanti occhio della L'Occitane, mi piace tantissimo perché c'è questo coso qua, è ottimo questo idratante. Poi The Professional, questo qua primer, quello che c'è la donna bionda. Poi questi qua, adesso arriviamo a un punto, questi tre sono fondotinta, non sono più cose che io li ho aperti, questi ho depotato, sono tre colori diversi che io li ho mescolati dei fondotinta per creare questi colori e quindi nel senso, e a volte mescolo ancora questi nel viso, sono dei colori diversi, a volte devo anche agitare, questo è un po' angelino, questo è un po' nel senso più il mio colore neutrale così e questo era il mio colore prima di abbronzarsi, adesso non lo so. Io quasi che compravo perché era diventato il mio, quando sono andata adesso nella Sephora, ho provato Forever Glow, se non mi sbaglio, della Dior, colore 4, e era il mio colore esatto di adesso, che è una cosa rara succedere, abbronzata. Però mio marito ha detto non prenderlo perché poi là lo prenderà ancora sole e quindi non ti funzionerà lo stesso. E io vabbè, che posso fare? Poi qua sono dei pennelli in questa parte qua di questo coso. Questo è un necessaire piccolino.
Io l'ho tolto una delle repartizioni perché c'era una in più e l'ho presa nell'Amazon. Se volete, vi lascio il link. È piccolina così, però è ottima. Voglio prendere pure un'altra. Io sono piena di necessaire, ma queste qua sono quelle che adesso sono diventate le mie preferite. Le altre sono tutte lì, che magari le metterò in borsa per separare cose in borsa. Poi porto anche questa matita per sopracciglio, quella piccola, che lo so per disegnare così veloce. E pennelli li ho portati un po', ragazzi. I pennelli non farò vedere, c'è un po' di viso, un po' di cose. Un po', magari se volete, faccio un video sui pennelli che io penso che sono importanti portare in viaggio. Poi un rossetto, questo è vecchio. Questo qua è un'altra rossoio. Questo qua è quello che uso nel baffi, quindi è nuovo, ragazzi. Perché si era uscito il coso, per questo che è qua. Però come l'ho fatto bene il laser l'ultima volta, non è cresciuto ancora. L'ho lasciato qua, magari si trovava qualche pelo. Un'altra matita, questa della Kiko 301. Questa qua. Sto portando, che non l'ho utilizzato, quella della Shea Glam Chromosome. Questo qua è il colore Supremo. Poi, despenderò ancora un'altra matita che ho sentito che va male presto. Poi questo qua della Shea Glam, perché lo sto svitando, lascialo qua. Acqua Nova, anche della Chromazone. E questo qua vi avevo fatto vedere, ma vi faccio vedere di nuovo, che è The Pore Fashion. Questo qua che lo tolgo perché l'ho già usato nell'altro viaggio, lo metto da lavare, perché io li uso 4 volte e poi li butto. 4 volte, nel senso, lavo e poi li butto. Un'altra matita, questa qua, è il numero 20, sempre della Kiko. Questi qua sono delle piccole, nel senso, mostri così. Sono dei rossettini così per provare. Mi piacciono tutti questi colori, li voglio tutti. Poi, spugna pulita. Ce l'ho anche del cotone e del cotton fioco. E un'altra spugnetta, questa qua l'ho già utilizzata una volta, ma è pulita adesso, l'ho lavata. Poi questo spray per il viso. Io sto portando solo di cose per gli occhi, solo questa, non porto altra. Solo questo. È praticamente un miracolo. E poi pensavo, ho portato veramente solo questo. Non diventa da bravo. Di solito porto un sacco. Sono rimasta pensierosa. Poi questo qua. È per le sopracciglia, non so neanche se lo uso ultimamente, non lo sto usando. È questo qua che, come ho detto, è più vecchio del coso, che è illuminanti. Un'altra cosa utilizzata una volta, che c'erano le cose sopra, è rimasta un po' strana. Questo qua per piegare le ciglia, che uso molto raramente, ma l'ho portato non so perché. Poi questi due qua lo voglio utilizzare al mare, perché mi piace usare glitter. Io metto così e esco come una sirena. Poi sto portando un altro di blush. Questo è il Birthday Sweet. Anche questo mi piace. Non lo so, forse è Birthday Sweet quello che mi piace di più, non lo so. Crema per le mani. Questo qua, che quel pad per i brufoli. Tipo questo qua. Se io lo metto adesso, qua e qua, domani mi si sveglia meglio. Idratante Cleanser, questo qua è una mostrina. Rossetto, questo colore è. Questo è il mio preferito assoluto della vita, questo colore. È il 3 Marsala, il colore Marsala mi sta. È quello che mi sta più bene di tutti, tutti, tutti veramente. Poi un altro di quello lì, di glitter così. E questi qua, ragazzi, il vostro seco, spruzzate un po' di Fix Plus, almeno quello lo sa, nel senso come ha funzionato, e vi lascerà perfetto. Poi un glitter che non è di quello gel, un glitter normale, glitter così, brillo dolce, ma è molto molto fino, non è di quello, è molto fino, come potete vedere. Poi c'è due pigmenti, uno bianco, uno rosa. Questi per me sono i due colori di pigmenti principali che una persona deve avere. Questo qua, per prendere qualcosa. E
Questo qua è la Studio Fix Concealer 30 di MAC. E a volte io lo utilizzo in tutti i viso, come se fosse il fondotinta. Mi piace utilizzarlo così. E niente, ragazzi, è un correttore, però mi piace dare così. Di qua, di quello che ho portato solo questi, solo questo qua. E sono riuscita a fare un trucco bellissimo con solo quello lì, perché il mio problema più grande è questo, e sono le palette che voglio portare tutte. Ma adesso in viaggio, che paura, quasi cadeva questo. In viaggio porto solo queste piccoline. E era questo il video. Ah, c'è qua anche una lima di unghie, ma è lì infilata, quindi più difficile. Adesso prendo solo qua dentro la matita che voglio portare e dire a voi. La matita è questa qua di Mike Jackson, grazie a Dio la mia ancora funziona. Questo verde è bellissimo, io lo metterò da utilizzare perché mia amica ha di queste e lei ha dovuto buttare tutte le sue perché lei c'ha una collezione enorme, poi però bellissimo questo colore, guardate qua. Sono matite molto buone, molto belle, però se voi dovete utilizzare. Io ho fatto le unghie, però non ho pulito intorno, sono sporche. Non ho tolto con l'acetona, non ho finito in realtà le unghie. E questo colore qua, c'è Stonedy. Penso che sia questo. Bene, ragazzi, un bacione e alla prossima.